Ciao a tutti amici amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e in questo video voglio mostrarvi un problema che probabilmente, anzi spero che sia un problema molto raro e che la maggior parte di voi non ha mai avuto, però siccome è un problema che mi ha fatto bestemmiare parecchio perché mi è successo proprio quando ero in ferie, durante le ferie di Natale, volevo giocare un po' alla VR col G2, avevo qualche ora libera, mi sono messo il caschetto, ho avviato SteamVR e mi è successo proprio questo problema e ho perso veramente più di 2 ore per cercare di capire come risolverlo. Quindi ho deciso di fare questo video così se per caso dovesse capitare anche a voi non perdete tutto il tempo insomma che ho perso io per risolverlo, anche perché alla fine si risolve proprio con una veramente con una cavolata che adesso vi faccio vedere. Quindi qual è il problema? Allora, io sono adesso con l'HP Reverb G2, lo indosso e vedete sono nella schermata di Windows, cioè nella schermata di Windows Mixed Reality, quindi il portale realtà mista, la home dei visori Windows, e vado ad avviare SteamVR. Vado ad avviare SteamVR come al solito e appena avvio SteamVR vedete non ci sono più i controller. I controller si vedevano, funzionavano benissimo prima nella home del portale realtà della realtà mista, nella home di Windows, però adesso qui non si vedono più in SteamVR. Adesso mi tolgo il visore perché vedete che proprio SteamVR non rileva proprio il controller, rileva il visore ma non il controller. Allora, come si fa a risolvere questo problema? In maniera veramente veramente semplice. Allora, basta andare nelle impostazioni di SteamVR, ovviamente da desktop perché se i controller non funzionano, non si riesce a farlo col caschetto in testa. Si va nella schermata avvio arresto e bisogna premere qui gestisci gli add-on, ok? Questi qua praticamente sono tutti degli add-on che SteamVR attiva quando utilizziamo un visore. Per esempio, vedete, io ho utilizzato Virtual Desktop, quindi mi dà l'addon di Virtual Desktop, ho usato il Pico, mi dà l'addon di Pico e ho usato anche il gamepad dell'Xbox, quindi mi ha attivato anche questo addon qui. Quindi in base ai controller che usiamo in VR, lui potrebbe attivare questa serie di addon. Sono proprio questi addon che possono rompere le scatole e possono impedire appunto la corretta visualizzazione dei controller del proprio visore. Nel mio caso, avendo in queste settimane provato il Pico, ovviamente mi ha attivato l'addon del Pico e ho scoperto che è stato proprio questo addon qui a impedirmi di appunto utilizzare i controller del G2 come avete visto. Quindi mi basta disattivare questo addon qui, ok, e chiudere SteamVR. Chiudiamo SteamVR. Ok, rimetto il visore in testa. Metto il visore in testa. Controller, vedete, sono assolutamente tracciati. Faccio ripartire SteamVR e adesso, come per magia, ecco qua, ci sono i controller del G2. Come vedete, vediamo se dovreste vederli. Abbasso questa finestrella qui, ok, eccoli qui. Quindi i controller del G2 perfettamente tracciati come al solito. E appunto adesso se mi tolgo il visore, vedete che sono riapparsi anche qui nella schermata di SteamVR. Quindi potrebbe essere anche un problema che potreste avere. Se volete provare il Pico, se avete magari un Quest 2 e volete provare il Pico per vedere com'è, lo collegate su SteamVR, dopo magari ricollegate il Quest e non vi appaiono più i controller, oppure se avete un Index, potrebbe essere insomma un problema che potrebbe capitarvi anche random, perché proprio a me è capitato dopo parecchie sessioni che avevo già provato il Pico e dopo avevo riprovato il G2 e quindi proprio a caso mi è capitato questo problema qui. Quindi non è detto che vi succeda proprio la prima volta. Se vi succede, comunque risolvete in questa maniera qua semplicissima, quindi senza nessuna perdita di tempo. Quindi spero che
questo video possa esservi stato utile, possa essere stato utile alla maggior parte delle persone che hanno questo problema. E per quel che mi riguarda è tutto dal vostro Alessio Back to VR, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!